Alla metà del 1700 un famoso impresario portò in giro per l'Europa un rinoceronte, un animale che non si vedeva da secoli. Lo portò in Francia, in Germania, in Italia e a Venezia fu visto da Pietro Longhi, un grandissimo pittore, che ne fece un quadro con una didascalia. Sul quadro c'è scritto "Vero ritratto di un rinocerotto condotto in Venezia l'anno 1751, fatto per mano di Pietro Longhi per commissione del nobiluomo Giovanni Grimani dei Servi, patrizio Veneto". Deve essere stata una cosa simile a quella che provocò un'emozione enorme negli spettatori che videro King Kong nella famosa storia immortalata in vari film, il mostro terribile davanti a un pubblico borghese, elegante e raffinato. Un impatto tra la civilizzazione e il mistero della giungla.